facciamo preparare il microfono, io scendo tra il pubblico, state inquadrando quello di cui voglio parlare, cioè questo CD e questo DVD che si intitola Parto da qui, e da questo lavoro di Valerio Scanu ascoltiamo il singolo Mio, Valerio Scanu. E mi stravolgi il sole, mi soffochi le nuvole, mi sporchi il cielo, mani piene di colore. Che faccia fa l'amore, mi prendi a calci, sogni il cuore, bocca piena di parole. È mio, solamente mio il ricordo. Guardo dritto in fondo ad un pensiero, cosa mi vorresti dire? Forse già lo sai, ma lo terrai nascosto nelle vene, un misero ti voglio bene. Soffochi le nuvole di questo cielo mio. Grazie. Valerio Scanu. Grazie. No, io sono molto contento. Quando insieme succedono queste cose vuol dire che abbiamo colpito nel segno, cioè abbiamo portato gli artisti giusti. Guarda, c'era una bellissima che ha anche è una sorta di mini minaglia, un doppio senso. Valerio, sei la rosa. La rosa è scritto in rosso, quindi Valerio, sei la rosa che profuma la mia vita. Grazie. Quindi c'è anche un poco di la rosa. Grazie. Grazie.
No, la cosa che voglio dire, lo levo io il microfono, non c'è problema, facciamo tutto dal vivo. La cosa che voglio dire, e lo dico anche a Mario, che siccome tu sei giovane sarà sì. contento di questo, tutto quello che accade ogni volta che Valerio viene a trovarci succede anche nelle piazze siciliane, per quanto sì. ci riguarda, e di tutta Italia, dove Valerio va a fare i concerti. Quest'anno, alla prossima. Quest'anno con Salvatore Tolomione abbiamo fatti molti abbiamo fatti concerti insieme. Almeno 11. 11, almeno, eh? No, forse 12. 12 più una. Vabbè, possiamo allora dire che a marzo, da marzo partirà un tour. Esatto, questo volevo dire. Ecco, diamo la notizia. Con due inizierà con due date, una a Milano, una a Roma. Ancora non diciamo quando, perché è tutto in fase di allestimento, ma ci sono già queste due date. E ieri parlavo appunto con Salvatore Tolomeo per fare qualcosa in zona. Sì, perché... Vieni, seduto con me, vieni. Perché ieri sera, caro Mario... Insomma, lo state adottando da, sì. da un'isola all'altra. Ma sai cos'è la cosa bella di insieme? Tu lo sai perché mi conosci e mi vuoi bene. È che poi con gli artisti si viene a creare un feeling molto particolare. Devo dire con tutti fino a questo momento, nessuno escluso. Con Valerio in modo particolare lo posso dire. Ne abbiamo parlato spesso col tuo fan club, no? Mi hanno fatto Scanone ad honorem, insomma, vabbè... L'armata Scanu è sempre pronta, è presente. Quindi questo rapporto ci porta poi ad essere molto legati. Noi lo siamo da tempo. E ieri sera c'è stata una cena, capisci? Ah, ma quindi stai facendo proprio il clan qui. Sì, io ero a Napoli, ma c'è stata una cena, quindi, ma a proposito, io stavo cercando di leggere cosa c'è scritto una bandiera, ma la signorina la mette sempre al contrario. Signora al contrario, sì, sì. Signorina, è castariata, signorina, sì. Oh! L'invincibile no, armata Scanu. Ho capito, però non si leggeva niente. Ora si legge. Tosti e compatti, tutto è sì. subito. Esatto, tosti e compatti, tutto è su. Va bene, se avete bevuto un poco, non si dice che ancora è pomeriggio, signorina, mentre noi registriamo. Vabbè. Che c'è? Ah, guarda, questo mi riguarda pure. Io l'ho detto. Scanone ad honorem, salvo la rosa. Guarda che meraviglia. Io sono contento di questo, perché quando si crea un bel rapporto col nostro pubblico sono felice. Per tutte le volte che canto, beh, insomma, poi non ci arrivo, il mio... No, vabbè, ecco, qualcosa c'è scritto. Vediamo, lo leggo sul monitor. Il mio sentimento è indissolubile. Oh. Vabbè, insomma, grazie. Complimenti alla tua armata. Allora, prepara i saluti.